In primo piano c'è la cronaca, il passeggero di un bus è morto questa mattina a Montesilvano, battendo la testa per l'improvvisa frenata dell'autista del pullman. La vittima è un 66enne residente a Brescia. Il mezzo della TUA, la società unica del trasporto regionale, si trovava vicino alla rotatoria di zona Santa Filomena quando è stato costretto ad una brusca frenata a causa di un'auto che è sbucata da una strada laterale. Il 66enne, probabilmente in piedi in quel momento, è finito contro gli estintori presenti a bordo. Altre persone sarebbero rimaste ferite. Sul posto il 118, la polizia locale e il magistrato di turno ha disposto il sequestro del mezzo. Tutti gli aggiornamenti li trovate sul sito di informazione rete8.it. Stiamo vedendo proprio l'articolo in questione.